Siamo con Lorenzo De Geri, centrocampista della Reggio d'Arminio. Oggi è arrivata questa grande vittoria nel derby contro Monza. Era molto sentita, diciamo, come partita. Siete soddisfatti di questi 3 punti appunto acquistati? Assolutamente, per me è una vittoria bellissima, sia per la questione derby, per quanto il mister sentiva la partita e ce ne ha parlato durante la settimana, sia per tutti quelli che tifano per noi e soprattutto per il campionato. Adesso lasciando un attimo da parte la questione derby, che sicuramente fa il suo, per noi sono 3 punti vitali, sono 3 punti bellissimi che ci aiutano nel nostro percorso, ci danno continuità di risultati guardando le ultime partite. Ecco, oggi hai giocato per quasi 90 minuti sostituendo Pinardi, che è uscito all'inizio, ricordiamo, per un infortunio. Ecco, come ti sei trovato in campo innanzitutto per questi? Mi sono trovato bene, adesso prendendo minuti anche nelle scorse partite sicuramente sto meglio anche come condizione fisica, e dispiace per Alex che si è fatto male dopo pochissimo, e la partita è stata bellissima, cioè abbiamo giocato una bella partita, abbiamo sofferto un po' forse gli ultimi 20 minuti del primo tempo in cui siamo un po' abbassati, però siamo riusciti a tenere duro, siamo stati bravi a soffrire e poi ci ha ripagato poi nel secondo tempo, quando una volta che le squadre si sono allungate siamo riusciti a far uscire le nostre qualità migliori. Ecco, e adesso stai giocando di più anche in campionato, quindi stai ritrovando che ritmo gara, diciamo? Assolutamente sì. Giocare aiuta a riprendere ritmo, a riprendere fiducia, a riprendere certezze che dopo un po' di tempo erano venute a mancare, ma non c'è niente di meglio che la partita. Più giochi e più riesci a far bene, riesci a entrare proprio nel ritmo partita e in tutte le situazioni. Ecco, diciamo, tra i gol ci sono stati anche quello di Marotta, il suo primo gol stagionale, sei soddisfatto? Assolutamente sì. È uno dei ragazzi con cui ho legato di più e si merita tutto e soprattutto di far gol in questa partita. È una soddisfazione per lui sicuramente, ma penso anche per tutti. Per me, a me ha fatto molto piacere che uno dei gol sia stato fatto da lui. È arrivato anche quello di Perna, il suo 7° gol stagionale, mancando Bruno, però una bella soddisfazione anche da questo punto di vista. Sta continuando a segnare e noi abbiamo una scaramanzia che gli lascio sempre, la credito, che gli fa sua suocera, e quella adesso penso che ormai sia una cosa, ma non mi chiede neanche più che gol. Dove c'è il mio nome c'è l'accredito su di sua suocera. Speriamo che continui così, sicuramente continuerà così, perché sta bene, ci sta dando una grande mano, e tralasciando anche i gol ci sta dando una grossissima mano proprio nel gioco. Nel gioco, se lotta sotto i palloni, a noi sarà una grande mano. Ecco, adesso ci sarà un impegno importante col Gavorrano, ricordiamo, ultimo in classifica, però si sta bene inserendo anche in categoria perché ha tanti giovani, quindi sarà una partita difficile come gli altri. Diciamo. Le partite ormai sono tutte difficili e non si può permettere di sottovalutarne nessuna. Gavorrano è anche una trasferta bella impegnativa proprio dal punto di vista logistico e fisicamente, se non si approccia nella maniera giusta si rischia di andare là e non essere pronti e preparati. Tutte le partite vanno affrontate nella maniera migliore. Avevamo preparato molto bene la partita col Prato e anche se è ultima in classifica, tutti gli avversari si rispettano, nessuno si sottovaluta e bisogna arrivare sempre pronti e determinati per portare a casa punti. Grazie mille.